Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. Ed eccoci giunti al consueto appuntamento con le storie di Jimmy e quindi ovviamente qui con me Jimmy Basilotta. Ciao Jimmy, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, oggi so che parliamo di bambini, una storia legata a Borgo San Dalmazzo. Sì, è una storia che abbiamo raccolto alle scuole di Borgo San Dalmazzo qualche anno fa. È una storia in realtà che si trova in diverse zone delle valli del Cunese e parla di bambini ed è anche una storia, come dire, piuttosto cruda, che però racconta in qualche modo quella che era anche il modo di vedere l'infanzia, insomma, un centinaio di anni fa nelle nostre valli, dove addirittura i bambini venivano intesi come forza lavoro, venivano affittati, c'era il grande mercato di Marcellonetta, per cui i bambini anche di 5, 6, 7 anni venivano portati lì, affittati per l'intera stagione, poi ritornavano a casa e portavano i frutti del loro lavoro. Come dire, siamo molto lontani da quella che è la concezione adesso del rapporto tra l'infanzia e l'adulto e il mondo intorno che ci pone in una relazione fortunatamente diversa con il mondo dell'infanzia rispetto al mondo adulto. Una volta si pensa alla fine dei conti, i bambini fossero degli adulti più bassi di statura, ecco, quindi diciamo che questo secolo tra il Novecento e gli anni 2000 hanno sicuramente cambiato la prospettiva del rapporto verso quella che è la crescita e la formazione dell'individuo. Guarda, io userei anche la parola civilizzazione, perché secondo me è veramente una forma di inciviltà. Poi una volta si usava mettere al mondo proprio tanti bambini proprio perché, come hai detto giustamente tu, erano una forza lavoro, quindi le famiglie con più figli pensavano già all'aiuto futuro che avrebbero avuto, proprio l'aiuto di braccia, no? L'aiuto nel lavoro che avrebbero avuto da questi bambini sin da età molto molto giovani, insomma. Quindi veramente triste, però sono certa che la tua storia avrà una bella morale. Sentiamo. C'era una volta una coppia di sposi che non aveva figli. L'uomo lavorava in un campo lontano da casa, dall'alba al tramonto, e non tornava neppure per mezzogiorno, perché avrebbe perso troppo tempo sulla strada. Capitava dunque che la donna, o per forza di cose o per amore, gli doveva portare la minestra e il pane ogni giorno nel campo, ma di questa fatica si lamentava con chiunque incontrasse. Un bel giorno incontrò una masca ed anche a lei confidò il suo cruccio. Se avessi almeno una bambina! La masca, espertissima in fatto di bambini, acchiappò al volo l'occasione e in cambio di una lira le svelò il modo di averne tanti in fretta. «Tornate a casa!» disse. «E prima che faccia buio cuocete un pugno di fagioli e un pugno di lenticchie!» Poi spargetevi sul pavimento della cucina. Domani dai fagioli spunteranno bambini e dalle lenticchie spunteranno bambine. La donna seguì con cura il consiglio ed avvenne proprio ciò che la masca aveva detto. Ma erano così tanti i bambini e le bambine urlanti sul pavimento che appena dopo un'ora già non sapeva cosa farne e con quattro colpi di scopa li fece volare fuori dalla porta fin nell'orto dove beccavano le galline. Il troppo è peggio del niente, pensava la donna posando la scopa nell'angolo del camino e si sedette a riposare un po', senza sapere che la più piccina delle bambine, grande non più di una lenticchia, se ne stava ben nascosta nel buco della serratura, dove si era rifugiata prima che i fratelli cominciassero a volare. Intanto la donna, che un poco si era acquietata, aveva ripreso a mormorare la sua solita litania. «Oh, se avessi almeno una bambina!» Non l'avesse mai detto. A quel punto, ben sicuro che la scopa sarebbe rimasta tranquilla, la bambina lenticchia saltò giù e si fece vedere. Fu così che Cinciota, rimasta piccola di statura e anche di nome, si guadagnò un padre, una madre e una casa, dove rimase felice e contenta, se si toglie dal conto la paura che le restò sempre delle scope
e delle galline. Mamma mia, Jimmy, fa venire i brividi l'immagine. Appunto, e comunque con un po' di ironia e, come dire, con questa dimensione favoristica, però davvero si mette il dito intorno a un tema che era un tema molto grosso. Assolutamente, ma lo è stato anche per tanti anni, comunque. Davvero, sì, è proprio l'evoluzione degli ultimi decenni, degli ultimi 50 anni, che ci ha portato a vedere le cose in modo diverso. Meno male. Meno male, meno male, bene. Grazie Jimmy, come sempre, per essere stato con noi. Bella comunque anche la storia di oggi, che ci ha fatto fare una riflessione un po' più profonda. Grazie a voi per l'attenzione e ci sentiamo la prossima settimana. Assolutamente sì, come sempre ti aspetteremo con ansia. A presto Jimmy. A presto. Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy.